si è chiuso con la premiazione dei due team vincitori l'hackathon organizzato dalla FIGC per innovare il calcio italiano, svoltosi il 14 e il 15 ottobre nel Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento. È stato il primo hackathon sul calcio organizzato in Italia e il primo a livello mondiale organizzato da una federazione calcistica. La maratona di innovazione è stata vinta dai team FBI Football Identity e i Gonzalos, premiati per i lavori relativi alla comunità di tesserati e alla match analysis. Per tre di noi questo era il primo hackathon, l'abbiamo fatto come gioco e siamo riusciti a vincere, non avendo, magari avendo competenze anche minore degli altri, ma eravamo tutti affiatati, quindi se c'è l'affiatamento si può vincere un hackathon. È stato molto stimolante dal punto di vista scientifico e intellettuale, perché ci siamo confrontati con team molto eterogenei, quindi team di sviluppatori, team di altri scienziati, con start-up. FBI Football Identity ha elaborato un progetto che permette la digitalizzazione del tesseramento attraverso l'impiego di un dispositivo elettronico che sostituisce il cartellino tradizionale. I Gonzalos hanno invece sviluppato Action Mining, un algoritmo che permette di estrarre e di analizzare in pochi istanti i dati di gioco di una partita e di capire l'indice di pericolosità delle varie azioni. A entrambi i team è andato un assegno di 5.000 euro. L'hackathon ha coinvolto 158 partecipanti, selezionati tra gli oltre 400 che si erano iscritti all'evento. La Due Giorni ha poi ospitato una serie di talk dedicati alle principali tematiche del calcio, viste con uno sguardo verso il futuro e l'innovazione, ai quali hanno partecipato sportivi, tecnici, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni calcistiche italiane e internazionali, dalla FIFA ad alcune federazioni europee.